Si torna alla normalità dopo la parentesi pandemica e dopo 6 anni torna anche l'esercitazione di protezione civile transfrontaliera tra esercito italiano e svizzero, denominata Odescalchi 2022, che vedrà protagonista il comando truppe alpine. Dal 13 al 19 giugno italiani e svizzeri coopereranno per la prevenzione e il contrasto degli eventi calamitosi come frane, esondazioni e anche terremoti. Sebbene lungo i 500 km circa del confine tra i due paesi il rischio sismico non sia così forte, anche questa eventualità sarà contemplata nel programma che fu creato per la prima volta nel 2016, già con l'intento di ripeterlo ogni 6 anni. Dello spazio, tecnologie applicate allo spazio che sono molto costose, però magari si pensa che siano molto settoriali e invece no. Si è scoperto, ad esempio, che la loro tecnologia consente di poter, diciamo, osservare i fenomeni addirittura a una distanza di 5 centimetri. Quindi, se questo potesse produrre degli effetti concreti, significherebbe non intervenire per quanto tempestivamente al verificarsi di un'emergenza, ma di prevederla. La promessa è d'obbligo, la promessa è che noi normalmente facciamo addestramento su base nazionale, in questa maniera, su base multilaterale, per assicurare che gli assetti possano colloquiare con altri enti e intervenire a favore dell'ambiente e a favore della popolazione. Per quanto riguarda il realismo dell'esercitazione, beh, quest'anno è stato ricordato durante la conferenza che, se non mi sbaglio, a gennaio ci sono stati degli episodi che fanno parte di quello che noi abbiamo ipotizzato da 4 anni a questa parte come possibili eventi dello scenario. E tant'è che difatti giocheremo appunto degli incendi che scaturiranno, che provocheranno a catena altre attività e che quindi creeranno una situazione complessa a cui dovremo intervenire a livello transfrontaliero. Nell'auditorio ha suscitato molta impressione il ricordo fatto dal moderatore per quanto riguarda l'incidente in galleria. Effettivamente, a volte la mancanza di perfetto coordinamento può portare a una perdita di vite umane, quindi ha una grande importanza. Non è un gioco, come avete scherzosamente detto voi. Il gioco sta per esercitazione, ma esercitazione sta per addestramento, per prepararsi a queste situazioni realistiche, anzi reali. E la questione citata del Monte Bianco effettivamente è stata sicuramente un grande momento in cui abbiamo capito che bisogna prima conoscersi, esercitarsi e parlare possibilmente la stessa lingua, non lingua francese, italiana, inglese, ma soprattutto una lingua in termini di procedure e di modalità di impiego del personale. Nel corso di quell'esercitazione vennero fuori la comparazione dei due modelli e abbiamo scoperto che, per esempio, se una nostra centrale operativa, una prefettura, una centrale di vigile del fuoco comunica per le vie brevi, pensando di intendersi perché parliamo in italiano, che noi abbiamo un evento di classificazione B, in Svizzera viene letto come un esercizio, un'emergenza di classificazione B. Peccato che per i colleghi svizzeri la classificazione B è la sottocategoria dell'NBCR, cioè un'emergenza batteriologica. Il rapporto con i colleghi dell'esercito italiano penso che è molto buono, non è abbastanza stretto, non ci vediamo abbastanza volte o tante volte che vorrei io, ma vissuto i 2 anni passati con Corona e tutto quello, è chiaro che abbiamo anche noi ricevuto un pochettino più di distanza, ma la volontà di essere qui per i nostri paesi, per la nostra popolazione è uguale sia in Italia sia in Svizzera. E allora un'altra domanda obbligata è l'importanza di questo rapporto, di questa iniziativa e di questo rapporto. Per me l'importanza è molto grande, perché così conosciamo l'un l'altro un pochettino meglio, conosciamo la gente, conosciamo i mezzi, conosciamo i processi meglio, e si conosce bene, allora aiutare l'un l'altro in un caso di fabbisogno è sempre più rapido, meglio e più diritto verso l'obiettivo che abbiamo. Ok, si è parlato di incendi, si è parlato di frane, si è parlato di tanti momenti che potrebbero essere gestiti congiuntamente o comunque in cooperazione, però si è parlato anche della comunicazione.
ma quello che abbiamo ascoltato è i mezzi sono un pochino differenti, le frequenze sono differenti e qui anche dobbiamo parlare e trovare delle soluzioni che senza cambiare i mezzi abbiamo anche la possibilità di comunicare con i nostri propri mezzi, sia dell'esercito italiano, delle autorità italiane o di noi della parte svizzera.